Oggi per me è una giornata importante perché il mio primo atto, da qualora lunedì diventassi nuovo sindaco della città di Caserta, sarà quello di preoccuparmi della sicurezza e della movida della nostra città. Abbiamo avuto momenti difficili, momenti complicati, necessita assolutamente di una guida forte, di una guida che mette insieme il modello sicurezza della città, che mette insieme le forze dell'ordine, la polizia municipale, che mette insieme le associazioni di categoria dei commercianti, che mette insieme le associazioni che a tutela della movida e della vivibilità del quadrilatero del nostro centro storico. Ecco perché sono entusiasta che il colonnello Paglia abbia accettato la mia richiesta di essere il responsabile di questo modello. Vogliamo costruire una compartecipazione che parti dalla città, dai cittadini, con le associazioni, con le forze dell'ordine, con la polizia municipale, e tutto dovrà essere guidato dal colonnello Paglia, che ha accettato, l'ha accettato gratuitamente, e questo io lo ringrazio fortemente perché mette al centro quelli che sono i suoi valori, quella che è la sua competenza, quella che è la sua capacità in questi anni di aver lavorato con i ministeri, di aver lavorato con la difesa, di aver costruito una sua capacità di dare risposte certe e concrete al mondo della difesa. Per questo lo ringrazio e sono sicuro che anche su questo punto, che io ritengo fondamentale per i casertani, c'è un progetto Caserta, e abbiamo costituito la strada per vincere anche chi pensa che la nostra città possa diventare un luogo di violenze. Da noi, i nostri figli, le nostre figlie devono avere qualità di vita e devono vivere bene. Per me è motivo di grande orgoglio aver accettato la proposta del sindaco Carlo Marino. Io non posso promettere miracoli ai casertani. L'unica cosa che posso dire è che amo le sfide e sono convinto che insieme riusciremo a rendere questa città nuovamente sicura. Non ci possiamo permettere il lusso di non avere o di avere il timore che i nostri figli possano uscire di casa la sera e non più tornare. Lo dico da padre di famiglia. E quindi l'unica cosa che posso garantire è che sono sicuro che questa sfida insieme la vinceremo tutti quanti. Per il bene di Caserta, io non sono casertano, sono napoletano, ma vivo qui ormai da 1990 e non cambierei questa città con nulla al mondo. Quindi personalmente posso solo dire di essere fiero ed orgoglioso di poter lavorare per Caserta e sono sicuro che riusciremo a portare avanti e a casa un grandissimo risultato.